E dai, piccolo, non piangere, lo sai che devo partire, no? C'è un ragazzo che deve partire per lavoro. La sua ragazza gli piange addosso al telefono tutta la sua disperazione. Lui le spiega che se non lavorasse non guadagnerebbe e non potrebbe regalarle l'agognato cuoricino con le loro iniziali. Ma non disperare, amore, le dice. Ti lascio il mio miglior amico per farti compagnia. Fidati di lui. La messa in banca, frate, non te devi preoccupare, come al sicuro me possino cercare. Così gli canta l'amico fidato, che poi però finisce nel letto della povera anima sola. È un brano del 2005 dei Flaminio Mafia, un celebre gruppo rap romano. Ironicamente aggrappato al detto popolare, anticipa i tempi, seppur di poco. In effetti, la fiducia dell'amico tradita con così tanta nonchalance somiglia in modo molto sospetto a quella di milioni e milioni di lavoratori e risparmiatori che nel corso della crisi economica si sono visti sfilare da sotto il naso, se non l'amato bene, di certo il portafogli o il lavoro o la casa. E, nel peggiore dei casi, tutti e tre. Certo, parlar male delle banche è un po' come sparare sulla Croce Rossa oggi, facile e senza rischi, ma i motivi sono tanti. Primo fra tutti il fatto che dovunque ti giri c'è sempre una banca, come un muro, davanti. Se vuoi i tuoi soldi in contanti, devi andare al bancomat. Se vuoi fare un pagamento sicuro, devi fare un bonifico, un altro servizio bancario. Se vuoi essere sicuro di non scordare la scadenza delle bollette, ti serve un servizio bancario. Vuoi un prestito per comprare la casa o la macchina? Devi implorare un servizio bancario. Se non vuoi fare troppa fila al casello in autostrada, senza un servizio bancario non passi. Tutti i costi, questi, che nell'immaginario collettivo sono collegati alle speculazioni, alle truffe, ai super bonus dei super manager e si aggiungono alla mancanza di lavoro, agli stipendi bloccati, alla fatica di arrivare a fine mese. Perché la trasformazione dell'intero sistema creditizio in una branca rapacissima della finanza, come si legge quasi tutti i giorni sui giornali, ha obbligato gli stati al salvataggio, con denaro pubblico, degli avidi banchieri. È così che si sono scaricati sui popoli gli effetti nefasti di operazioni speculative rischiosissime e remunerative, quando è andata bene, solo per i piani più alti, proprio quelli dove nuotano i pescecani più ribaldi. È una situazione che alla lunga rischia di dar ragione a Bertolt Brecht, che molto prima dell'invenzione del rap scrisse: cos'è il rapinare una banca rispetto al fondarne una?